Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo? Le notizie di oggi, mercoledì 24 luglio. Ieri abbiamo raccontato dei ragazzi che si tuffavano dall'imbarcadero che si trova sul bacino dell'Usenzo, lato sud, all'altezza delle scuole di Borgo San Giovanni, e di quelli che si tuffano dal lato dove si mettono in acqua le canoe. Sappiamo anche che altri si tuffano direttamente dal ponte Baden Powell, e quello magari lo si potrebbe vedere dalle telecamere collocate sul ponte o vicino ad esso. Ci sono state fatte le solite osservazioni che i ragazzi non hanno posti in cui divertirsi e quindi lasciamoli fare. Forse non si è capito che il messaggio metteva in vista la pericolosità di utilizzare quel manufatto che sta letteralmente perdendo i pezzi e la pericolosità di utilizzare quell'area dove passano barchini ad alta velocità come zona di balneazione. Non si tratta solo del rischiare di trovarsi faccia a faccia con una prua sparata ad alta velocità o dell'elica che è pericolosa, ma anche del semplice moto ondoso che può mettere in difficoltà chi sta nuotando, sbattendolo sui muretti, sui sassi, sulle strutture. Inutile cambiare discorso dicendo che i giovani non hanno nulla. Lasciamogli almeno questo divertimento tirando in ballo per l'ennesima volta la mancanza di bowling, di discoteche o di quanto altro. Innanzitutto le forme di divertimento che sono state elencate in un commento poi scomparso sono in mano a imprenditori privati che giustamente investono se hanno un profitto. Se tutto quell'elenco di locali sciorinato non esiste più è perché non interessa più ai giovani d'oggi. I tempi e le mode cambiano, inclusi i modi di divertirsi. Inutile parlare della mancanza di cinema quando la maggior parte della stessa produzione filmografica ora è rivolta ad altri canali di distribuzione. Inutile parlare di bullying quando sono estinti anche nelle grandi città. Semplicemente inutile che i baby boomers e gli appartenenti alla generazione X vogliano riesumare le forme di divertimento che andavano in voga ai loro tempi per i propri figli. È inutile chiedere allo Stato che si faccia carico di queste attività ludico-ricreative. I ragazzi hanno certamente bisogno di divertirsi e non è facile capire in che direzione vada il loro ideale di divertimento, ma facciamo in modo che in questa ricerca non si facciano male, non se lo si può evitare facendogli ad esempio notare la pericolosità delle acque in cui si tuffano e del trampolino che usano. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Come noto, la situazione dei ponti del territorio comunale non è delle migliori. Abbiamo molti ponti in totale riqualificazione. In queste notti c'è la chiusura del ponte della Fossetta che è interessato da grandi e importanti opere di ristrutturazione. Recentemente abbiamo segnalato anche le condizioni preoccupanti dei ponti di Canalvena che mostrano evidenti segni di vecchiaia. Non dimentichiamoci dei ponti che collegano Chioggia con Sottomarina, in particolare queste riprese che ci sono arrivate del ponte, del primo ponte che collega Chioggia con l'isola dell'Unione, mostrano un deterioramento veramente molto significativo. Pochi giorni fa il ponte girevole del Canalvena, del canale San Domenico Interno, si era bloccato. Forse sarebbe stato opportuno non aprirlo durante il periodo di maggior caldo. La mancata chiusura completa per alcune ore ha causato il caos nella viabilità interna. Si confida che anche questi ponti vengano presi in considerazione per una manutenzione almeno ordinaria, se non straordinaria, poiché sembrano essere veramente a un punto critico.
Dopo aver visto il servizio sul verde indesiderato che cresce rigoglioso e indisturbato su qualsiasi marciapiede del territorio che vi abbiamo fatto vedere ieri, ci hanno chiamato in via Pasquale Cicogna, dove eravamo passati non molto tempo fa. Allora avevamo parlato del pericolo che costituiscono gli insetti vettori di malattie che pullulano tra l'erba alta, dove trovano un habitat adatto per riprodursi, proprio come l'habitat che si mostra in via Pasquale Cicogna. Oltre ad essere ambiente adatto a zecche, zanzare e animali di campagna, vista la continuità del terreno verso orti ormai abbandonati, i ciuffi di erba matta o verde indesiderato, come vogliamo chiamarli, qua crescono anche oltre un metro di altezza e non sembrano mostrare una situazione di decoro urbano, ma di abbandono. Era lo scorso 18 aprile quando ci avevano chiamato sempre in via Pasquale Cicogna, segnalando l'incuria, e sembra che da allora non ci sia stato alcun passaggio da parte degli addetti. Sappiamo che gli interventi sono programmati e che prima o poi gli addetti giungono su tutto il territorio. Gli addetti sono in giro, lo vediamo anche dall'intervento importante che è stato fatto nel vuoto del cavalcavia, dove l'erba era alta e seppur non ostacolasse la visibilità delle vetture, è stata sfalciata negli ultimi giorni con un intervento certamente impegnativo. La pulizia dei marciapiedi più o meno frequentati dal verde indesiderato sta venendo richiesta da un numero di voci sempre maggiori. Immaginiamo che assessorato ed uffici si stiano impegnando per affrontare tutte le sfide ambientali con cui si incrociano, ma a fianco delle grandi sfide ci sono le necessità basilari del territorio e il non abbandonarlo al verde dilagante è una di quelle. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Nel dedalo di via del quartiere Pasquale Cicogna, prima o poi si arriva anche al giardino conosciuto come Area Verde ex Casa Libera, un giardino di quartiere non semplicissimo da raggiungere se non si è del posto e se non si seguono le indicazioni per i campi da tennis. La riqualifica dell'area, avvenuta grazie a sponsor e a fondi del PNRR, risale a fine marzo. Nell'occasione erano state donate piante ed essenze a cui bisogna dare il tempo di crescere. Per questo giardino c'erano numerosi progetti in essere, ma sappiamo che i tempi della burocrazia sono molto più ampi di quanto non sarebbe utile. A partire dal nome, essendo il centenario della morte di Eleonora Aduse, si vorrebbe dedicare alla Divina questo giovane lembo di terra verde. La pratica dovrebbe essere avviata e quindi non si può far altro che attendere il via da parte della Prefettura di Venezia per poter affidare un nome così importante a questo bel giardino quasi segreto. Probabilmente siamo giunti tardi, forse il giardino era chiuso dato che non si vedeva nessuno, ma ci auguriamo che non diventi un luogo solo per far sgambare i cani, con annessi e connessi, ma che sia mantenuto in condizioni tali che possano giocarci i bambini, anche se, come abbiamo potuto vedere, al suo interno non ci sono giostrine, ma forse fanno parte di future progettazioni. E siamo nello studio della Servizio Nord-Est 2.0 e vogliamo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, sottomarina di Chioggia, Venezia.
Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 24 luglio, è la farmacia Redentore in Corso del Popolo a Chioggia, vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, dove continuiamo a prendere le prenotazioni per i testi scolastici. Vi ricordo inoltre il sito chioggiazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, l'app Chioggia Azzurra e il canale YouTube Chioggia Azzurra. Continuate a seguirci e ciao a tutti.